trovarvi in una situazione appunto di esercitazione e so quanto valete tutti e vi ringrazio sia per il passato che per oggi e anche per eventuali necessità future. Grazie a tutti, buon lavoro a tutti noi. Allora, ripassiamo quello che dobbiamo fare. L'allarme dovrebbe scattare alle 9.45, quindi con le chiamate da parte della scuola nel confronto dei vigili del fuoco, nei confronti del SUEM. Abbiamo il dottor Favi anche presente per il SUEM. Io darei subito la parola all'architetto Jerman, perché in queste operazioni il pivot della situazione, come è noto, sono i vigili del fuoco. La parte riguarderà i ragazzi, soltanto i ragazzi, e noi faremo soltanto assistenza sia reale che simulata. Poi dopo vediamo nel merito, ci sarà una seconda parte che sarà un piccolo intervento in cui verrà simulato, ma poi magari ribatterai punto punto il nostro programma, in cui faremo anche un intervento, anzi in realtà ne faremo due. Pensavamo di prendere comunque una barella da trasporto per traumatizzato, perché se l'intossicato non è cosciente e in una situazione di emergenza non abbiamo la sicurezza dell'assenza del trauma, dobbiamo utilizzare questo tipo di presidio. Ecco, la partenza la facciamo no dall'ospedale. Dall'ospedale. Quanto ci mette dall'ospedale alla scuola? 6-7 minuti. Ah, benissimo. Il briefing con gli osservatori, con gli insegnanti, con il responsabile della sicurezza della scuola, eccetera. Il finale dell'elicottero per capirci al punto operato dell'elicottero. Quindi il debriefing verso le 10.20. Ferito. Ciao bello! C'è una simulazione, è una finta. C'è qualcuno?
arrivati sul posto, ho contattato subito la responsabile, la quale mi ha detto che all'interno c'era una persona con un incendio. Allora, la priorità è stata subito quella di trovare la persona e estrarla. Così due uomini sono entrati, muniti di autoprotettore, e hanno cercato e hanno trovato la persona. Mi hanno riferito tramite radio com'era la situazione, siamo entrati perché se poteva venire fuori estratta più o meno con le sue gambe, c'era la possibilità, si arrangiavano i due uomini, altrimenti siamo partiti noi con la barella, altri due, siamo entrati e abbiamo soccorso. La priorità appunto di tutto l'intervento è stata quella di estrarre la persona. Una volta fuori l'abbiamo consegnata all'ambulanza e noi diciamo ci siamo concentrati su cos'era l'incendio. Per cui anche il personale dei vigili del fuoco, il personale di intervento sta acquisendo familiarità a seguito anche di incontri formativi e tecnici, questo lo dico anche per coloro che sono presenti. Quindi l'autorità di protezione civile ha anche una responsabilità penale per cose che possono accadere nel suo territorio ed è tra le prime autorità, tra le prime figure che... Valenza didattica sui bambini e su tutti i cittadini dell'Agordino sull'importanza delle strutture che governano il territorio e fra queste strutture l'importanza di tutte le persone che volontariamente offrono la loro disponibilità tutti i giorni. E ringraziamo Paola che si è fatta vittima, finta vittima dell'incidente. Nel complesso l'esercitazione è andata bene. Qualche piccolo dettaglio magari vedremo con i vigili del fuoco, ma veramente delle piccole sottigliezze che comunque potrebbero implementare ancora meglio l'azione del SUEM, del pronto soccorso e delle altre forze dell'ordine. Ma sarebbe importante saperlo subito, esatto. Adesso anche quando ci sarà il numero unico, tra i primi che poi avvisa me, o avvisa l'ufficio tecnico, avvisa tutti gli attori che sono coinvolti nell'evento. Favorire l'accesso dei mezzi di soccorso ed evitare che la gente o i curiosi si accalcassero sul posto. È una prima esperienza che fate di questo genere, come le è sembrata? È istruttiva l'esperienza, sì, è la prima volta in vita mia, in 34 anni di servizio è la prima volta. Bene. Fortunatamente non l'ho mai fatto. Quindi le comunicazioni live, prima battuta penso che tra la polizia locale e il comune, perché poi se viene il terremoto, prima cosa che succede, le celle telefoniche vanno in circolazione oppure vanno senza alimentazione. Quindi presumo che la cosa più importante sia la comunicazione live. E ho curato la chiamata prima al 115 e successivamente al 118. Con che mezzo l'ha fatto? Con il mio telefono cellulare, perché la sospensione della corrente all'interno dell'edificio scolastico rende inutilizzabile il cordless. Anche il cordless. Ferito che è stato trovato nella scuola e quindi ci sarà l'arrivo dell'elicottero verso le 11.30. Io darei subito la parola al vostro sindaco di Caibon. Prego, signor sindaco. Che ci ha regalato questa esercitazione preziosissima. Voi siete stati tutti bravi, hanno riferito tutti gli intervenuti
dei vari corpi delle autorità. Ringrazio anche la scuola di Agord, l'autorità locale giovane, quindi il CCDR, il presidente del nostro CCDR, perché hanno fatto un lavoro che vorrei presentassero e che donassero anche ai presenti. Benvenuti a tutte le autorità oggi qui presenti. Vorremmo ringraziarvi per averci fatto provare questa bella esperienza. E noi siamo il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Taibon e vorremmo presentarvi il piano di protezione civile del comune di Taibon a Gordino. L'abbiamo anche deciso di farlo conoscere a tutti i ragazzi e anche agli abitanti, così possono sapere come si organizza il comune in una situazione di emergenza. E come dice il civilino, se conosci non rischi. Sono presenti anche alcune classi della scuola di Agor. Diamo subito la parola per un saluto al sindaco di Agor. Io ringrazio per l'esercitazione che è avvenuta questa mattina, ringrazio la Regione Veneto e l'assessore regionale per questo gesto di attenzione che ha per le nostre comunità. Non so se è stato un gioco o meno, ma se lo è stato, comunque è stata una cosa molto seria, perché sempre più dovremo abituarci a convivere con delle situazioni non sempre facili, quindi ben vengano queste esercitazioni, ben vengano queste prove che ci rendono anche più consapevoli dei rischi che possiamo correre, ma anche ci danno la possibilità di combatterle. Quindi anch'io vi ringrazio tutti, le scuole, gli insegnanti, i dipendenti comunali e tutti coloro che hanno lavorato per questa esercitazione. Vi auguro una buona giornata e che ciò che avete imparato oggi vi rimanga nella testa e nel cuore anche per il domani. Grazie. Grazie al sindaco di Agordo. La parola adesso ai vigili del fuoco che hanno diretto l'operazione, quindi all'architetto Yerman. Va bene ragazzi, io vi faccio i complimenti, vi do alcuni numeri, ho visto le schede, avete fatto l'evacuazione completa dell'edificio in pochi minuti, 4:30 in particolare, quindi siete stati bravi. Detto questo, siete stati ordinati, questa è una cosa positiva, ci ha consentito di lavorare poi con le squadre del distaccamento di Agordo e con i volontari che sono venuti, e quindi avete potuto vedere anche come funzionano le operazioni di soccorso, e questo è servito forse a rendere più digeribile questa giornata comunque bella. Quindi da parte nostra dei Vigili del Fuoco un complimento a voi e un grazie a tutti le amministrazioni e gli enti con cui abbiamo potuto collaborare per questa giornata molto importante. Sì. Avete fatto domande intelligenti, siete stati veramente concentrati a vedere tutte le manovre del soccorso e siete stati super bravissimi. Ringraziamo tutti gli organizzatori di questa manifestazione, che è molto importante per voi che già da piccoli imparate e vedete che cos'è la situazione imprevista, l'emergenza, il soccorso, e che fatene cuore e portatela ai vostri genitori, raccontatela oggi pomeriggio, stasera a casa, quello che avete fatto, tutti i particolari di tutto quello che avete visto. Vedrete che saranno molto orgogliosi di voi e dei vostri insegnanti e delle vostre scuole. Allora ragazzi, complimenti, ve li hanno già fatti, siete stati bravissimi, sono state molto brave le insegnanti, vero, a prepararvi, l'attenzione nei confronti della sicurezza da parte della scuola è massima, vero, dopo le prime sperimentazioni ormai siamo a regime, questa è stata una piacevole giornata che ha richiamato i pericoli che abbiamo corso e che ci permette di guardare con più tranquillità al futuro. Grazie a tutti gli intervenuti. Allora, intanto, come ha detto il funzionario dei Vigili del Fuoco, siete stati molto bravi, quindi fate un applauso voi stessi invece di farlo sempre a noi che parliamo. A voi e alle vostre insegnanti che vi hanno seguito. E poi, io vi chiedo poi di fare un applauso a tutte queste persone che hanno divise di colore diverso. Fate un applauso perché... perché 2 mesi fa è venuto il Presidente della Repubblica a Belluno
e ha detto che con quello che è successo a fine ottobre, soprattutto qua, e voi lo sapete benissimo quello che è successo a fine ottobre, il Veneto ha dato una lezione di protezione civile a tutta l'Italia. Voi guardate i telefilm americani, no? E vedete i pompieri americani, tutte quelle cose lì. Beh, io li ho invitati i pompieri di New York, qui, qualche anno fa, in provincia di Belluno, e loro mi hanno detto che i pompieri più bravi del mondo sono quelli italiani. E quindi siamo fortunati ad averli, ma siamo fortunati anche ad avere quelli con le divise di colore diverso, le forze dell'ordine, la polizia locale, i sanitari, i volontari della protezione civile, che sono volontari, lo fanno senza prendere uno stipendio, no? Nel tempo libero fanno questo. E quindi io spero che quando voi diventiate più grandi, anche voi scegliate di indossare una divisa o come volontario o come professionista per cercare di dare una mano agli altri, perché noi nel frattempo invecchiamo e quindi è necessario che anche qualcuno di voi diventi un soccorritore. Io questo lo spero veramente. E vi chiedo un'ultima cosa. Vi è stato consegnato un libretto, no? Dove sono scritte alcune cose, alcune anche sono quelle che avete imparato oggi, che possono sembrare cose semplici, ma sono importanti. Allora vi chiedo per una volta di fare voi, di spiegare voi ai vostri genitori quello che avete imparato. Io vi ringrazio perché mi avete anche ascoltato, quindi di nuovo fatemi un altro applauso perché siete stati veramente bravi. Adesso ci sarà la conclusione della giornata con l'arrivo dell'elicottero e poi dopo, dividendovi in gruppi, magari potete visionare i vari mezzi e parlare con i soccorritori, e quindi potete parlare con i pompieri, con i volontari della protezione civile, con i sanitari dell'elicottero, quelli dell'ambulanza, e vedere i mezzi, ovviamente sperando che non servano mai, ma sapendo che siamo fortunati ad avere tutti questi soccorritori pronti a darci una mano in qualsiasi momento. Grazie ancora per l'attenzione.